Ciao ragazzi, bentornati. Sull'onda del Natale cerchiamo di continuare a fare delle cose gustose, e delle cose gustose passano anche per delle iniezioni che non sono quelle di Voltaren che dovrei farmi per la schiena, ma sono in realtà delle iniezioni da fare dentro la carne. Voi sapete che noi ci proviamo a fare delle cose un pochino diverse, ogni tanto cerchiamo di spaziare un pochino, e allora ci siamo presi una metà petto di tacchino, sì, ce la posso fare, alla macelleria Santa Lucia. Ladi mi ha messo in mano oltre 2 kg di petto di tacchino, e noi che cosa faremo con questo petto di tacchino? Questo non è olio, questo è gin. E che gin è? Lo sapete meglio di me che gin è. Perché? Perché l'avete già visto qui sul canale. Questo è il Duroc, che è un gin pensato apposta per non soltanto accompagnare le nostre grigliate, ma anche per diventarne protagonista, perché ha una affumicatura particolare, protagonista è il cardamomo anche, e ci consente di reggere al meglio la nostra carne, non soltanto, come dicevo, per un accompagnamento, per fare spirits pairing, come dicono quelli che ne sanno, ma anche per entrarci nella nostra carne. E noi allora ci siamo procurati, visto che l'altra l'avevamo rotta, inevitabilmente succede, utilizziamo stressando un poco le cose, una siringa. Andremo esattamente a fare quello che state pensando, andremo a siringare il nostro petto di tacchino con cosa? Soltanto col gin. Chissà cosa ne verrà fuori, non lo so. Comunque non finirà lì la ricetta, perché metteremo poi il nostro chicken rub, sempre di BBQ King. Duroc ovviamente è creato dagli amici di BBQ King, da Riccardo e da tutto il suo team, e poi andremo non contenti a fare un giro di pancetta fresca. Giro di pancetta fresca, naturalmente legheremo per tenere tutto bello compresso, ovviamente lasceremo riposare dentro il frigorifero il nostro tacchinone iniettato per qualche ora, in modo tale che il gin rilasci tutto il suo bouquet, tutto il suo bouquet all'interno della superficie della carne, e quindi poi andremo in cottura. Naturalmente ci aiuteremo con il Meter 2 Plus, Rieneva Plus, che sciocco, forse l'ho già bevuto il gin ripensandoci, e andremo in cottura in diretta all'interno del nostro Kamado Joe fino a raggiungere i fatidici, io direi 80 gradi. Poi magari valuteremo come sarà croccante, se sarà croccante la pancetta che avremo utilizzato per coprire tutta la nostra superficie del nostro arrosto di tacchino, mi verrebbe da dire, e capiremo se servirà una parte in cottura diretta per andare a rendere ancora più croccante la pancetta stessa, anche se sapete che diventa croccante quando poi la togliamo dal fuoco. Quindi cerchiamo di fare un passaggio alla volta, andiamo subito a lavorarci il nostro tacchinone. Ecco qui il protagonista della nostra cottura, il tacchino, e vedete che è bello imponente, pesa 2 kg 180 grammi, e allora ne abbiamo messo in quel bicchiere 220 ml di Duroc, perché andiamo ovviamente al 10% del peso a spanne, non fate i chimici che Breaking Bad è già finito purtroppo. Chicken rub, come sempre, pigmentazione rossa perché c'è dentro la paprika, e poi qui, come ci siamo detti, la nostra siringa, oltre alla pancetta fresca che utilizzeremo per lardellare il tutto. E come sempre facciamo, ragazzi, andiamo a siringare cercando di entrare più o meno a 45 gradi senza bucherellare troppo il nostro pettone. Ovviamente ci sarà magari qualche residuo di liquido che si lascerà andare, non vi preoccupate, non è che state facendo un esperimento di chimica. Noi andiamo avanti così, me l'avete già visto fare mille volte, non vi tedi ulteriormente, e quando avremo finito andremo a fare il primo giro di rub, ne faremo 2. Ed ecco il nostro petto di tacchino, che in realtà non si è particolarmente lasciato andare, ho sul fondo neanche un dito di liquido, per cui sono molto soddisfatto. Adesso facciamo un primo giro di rub, non andiamo a strofinare, andiamo semplicemente ad aggiungerlo così in appoggio. Ecco fatto, solo da una parte, questa maniera qui. E adesso andiamo a riposare in frigo per almeno 3 ore, per cui ci vediamo dopo.
Ed ecco ragazzi, 3 ore dopo com'è diventato il mio petto di tacchino. Naturalmente non vi ho fatto vedere la fase di ulteriore rabbatura, però qui vedete una bella superficie rossastra tipica del chicken rub di BB Cooking. Naturalmente vi ricordo come sempre gli ingredienti: sale marino integrale, paprika, zucchero integrale di canna mascobado, cipolla, aglio, farina di buccia di limone bio, pepe nero, peperoncino e noce moscata. Adesso noi allora sono un po' in dubbio, perché se lo lego riesco a prendermi la giusta forma per poterlo poi lardellare, però poi diventa scomodo da togliere il legaccio, il nostro spago. Quindi adesso provo a fare una prova empirica e torno da voi. Provo a provare, fa schifo, ma mi sperdonerete, penso. Allora ragazzi, non sono del tutto convinto, però diciamo che può andare. Ho avuto qualche problema, qui tra l'altro ho finito anche la copertura, però tutto sommato può funzionare. Adesso andiamo in griglia e vi spiego come avrò fatto, come ho fatto anzi. Allora ragazzi, siamo intorno ai 180 gradi, abbiamo fatto un setup di cottura in diretta, vedete che qui manca addirittura la griglia perché non l'abbiamo messa. Adesso noi andiamo a spararci il nostro tacchinazzo così e lo lasciamo andare. Giusto, ci potevo arrivare che lì fosse caldo. Oh, mi sono dimenticato il meter, vado a prenderlo subito. Pronti con il meter. Ed ecco qua. Allora, adesso impostiamo la cottura. Vedete che si sta stabilizzando intorno ai 200. Avevo lasciato un po' troppo aperte le ventine, le vent out, era un filo alto. Adesso ho abbassato un pochino, raggiungeremo intorno ai 180 e lo facciamo andare fino a 80 gradi. Poi vedremo a che punto sarà la nostra pancetta. Oltre al tacchino, stava a sandir. Ragazzi, pronto, assaggiamo. Ok ragazzi, pronti a tagliare. È cotto, eh? Adesso vediamo un po' se e cosa si sentirà. Questo lo assaggiamo a bocconcino, proviamo. Allora, dunque, è chiaro che la rabbatura sia preponderante, no? Però dietro in fondo lo sento il duroc ed è molto buona anche ovviamente la croccantezza della nostra pancetta. Me lo vedrei bene in un panino, in tutta onestà, e ovviamente come mi ha suggerito il mio amico Roberto che sta tenendo la telecamera in questo momento, con una bella salsa barbecue. Quindi ragioniamoci insieme, io intanto lo mangio e poi ne parliamo. Ragazzi, com'era il tacchino? Il tacchino era molto inebriante e come ho detto prima, come ha detto giustamente anche Roberto, probabilmente dentro un panino avrebbe fatto una bella mostra di sé. Non abbiamo avuto bisogno di ripassarlo in cottura diretta perché la pancetta è dopo una fase di riposo diventata molto croccante e dentro il nostro tacchino è arrivato a 80 gradi in poco più di 50 minuti, era un bel pezzo, 180 ve lo ricordo in cottura in diretta dentro il Kamadojo, e siamo riusciti a ritrovare un pochino un bouquet di sapori molto ampio, dalla ovviamente chicken rub di BB Cooking fino poi al duroc, che ha tenuto il tacchino non liquidissimo naturalmente, ma neanche così secco, per cui ha dato sicuramente una mano a darci una cottura che insomma è risultata molto molto interessante. Noi non l'abbiamo mangiato dentro un panino, avremmo potuto, abbiamo poi messo una spennellata di salsa barbecue e devo dire che ci stava, era veramente la morte sua. Se volete riprovare a farlo, vi basta buttarvi in macelleria Santa Lucia o dove volete per trovare il vostro petto di tacchino e poi lo lavorate. Naturalmente più tempo lasciate il tacchino dentro il frigorifero dopo averlo iniettato, meglio sarà da un punto di vista poi di restituzione del bouquet del quale vi parlavo prima. Io qui sotto vi ricordo tutti i contatti di BB Cooking, che io ringrazio per averci accompagnato
in questo pezzetto di strada, e poi naturalmente anche quelli di Macelleria Santa Lucia, oltre ovviamente ai nostri, lo sapete benissimo. E poi qui, se volete iscrivervi al canale, giusto per chiudere, in fondo, invece, in basso, se volete guardare un altro video e stare ancora un pochino con noi. Noi ci siamo presi un piccolo periodo di relax e di riposo, adesso ripartiamo alla grande, pronti per un 2024 pazzesco. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima!